Filippo Linzi, assessore alle politiche sociali, politiche giovanili, un ampio raggio d'azione per un comparto molto delicato. Sono consapevole della delicatezza, dell'estrema problematicità di questo settore, però sono altrettanto consapevole e conosco bene la rete del terzo settore di cui Crotone si può vantare ed è una rete molto dinamica e propositiva, rispetto alla quale mi pongo come interlocutore, non come mero ascoltatore passivo, come mero riferimento economico, anche perché pare che insomma i soldi non siano abbastanza, comunque soprattutto in questo delicato momento che viviamo tutti. Secondo me, stando insieme, facendo sinergia, si può pensare a una nuova progettazione sociale. Quando parlo di politiche sociali mi riferisco anche alle politiche economiche, perché è assurdo pensare alle politiche sociali come un compartimento a sé stante. Se parliamo di politiche sociali, parliamo di politiche economiche, perché se stanno bene le persone, stanno bene anche le aziende e le imprese. Come se parliamo di politiche sociali non possiamo non parlare di urbanistica, perché se viviamo in un contesto più bello, più ordinato, con una maggiore fruibilità dei nostri luoghi, probabilmente parliamo di persone che stanno bene e che rispetto alle quali è anche più facile favorire l'integrazione. Politiche giovanili, facciamo un gran parlare di giovani, delle loro esigenze, della volontà di farli tornare, bisogna lavorare e anche lavorare sodo. Sì, assolutamente, perché questa città probabilmente non dico un'assurdità se penso agli ultimi 20 anni, ha perso le sue energie migliori, e quando perdi le energie di quei ragazzi dai 20 ai 30 anni, secondo me hai perso tutto, hai perso il presente ma hai perso soprattutto il futuro. Cosa ha spinto Filippo Linzi, che è già impegnata politicamente, al di là di quella che è l'attività di avvocato, a scendere in campo, ad affiancarsi a Vincenzo Voce? Onestamente non ci avevo pensato, ho pensato di supportare la sua campagna elettorale perché credo in lui, ho tanta stima e fiducia, non da oggi, è un rapporto il nostro di reciproca stima e fiducia che ci lega ormai da anni, ho condiviso diverse sue battaglie. Però e anche se insomma non era facile accettare questo incarico, perché per il difficile momento che viviamo, per gli impegni professionali che incombono, per la mia vita familiare, anche devo dire un po' di stanchezza, però ho visto in lui finalmente il riscatto di questa città, ho visto nella gente la voglia di cambiare davvero e forse ognuno di metterci qualcosa, e a quel punto mi sono detta forse è arrivato il momento di fare un sacrificio in più e di farlo con entusiasmo.